importante vittoria per 4-1 contro l'Elvia Recina. La Stese ospita qui al comunale di Villa San Filippo la nuova polisportiva Col Bucaro in quella che è la gara valida per la quinta giornata del campionato di terza categoria Girone E. Stese che occupa in questo momento il primo posto della classifica insieme al Serralta con 10 punti totalizzati sin qui. Col Bucaro invece al sesto posto con 6 punti, dunque squadre separate da 4 punti in classifica. Ci sono le condizioni per assistere a un match molto interessante con le squadre che hanno effettuato l'ingresso in campo. Adesso stanno prendendo posto sul manto verde. Fischio dell'arbitro, partiti, è iniziata Stese nuova polisportiva Col Bucaro. Arriva però senza problemi dalle parti di Faraoni. Buona però la combinazione qui fra Papa Sodaro e Cancellieri. Poi Papa Sodaro qui si trova questo pallone fra i piedi, il pallonetto e il gol dell'1-0. Papa Sodaro che qui si toglie la maglia e va a festeggiare quello che è il 700° gol in carriera. Un gol storico per l'attaccante della Stese, gol che arriva all'età di 52 anni. E allora dopo la tripletta segnata contro l'Elvia Recina con questo delizioso pallonetto mette in fondo al sacco quello che è il 700° gol della sua carriera. Davvero un risultato eccezionale per questo giocatore. Ma il gol di Papa Sodaro è importante sia perché, come detto, è un proprio traguardo personale molto importante, ma anche perché vale l'1-0 qui al comunale di Villa San Filippo per la Stese. Pericolosa però qui il Col Bucaro con il cross all'interno dell'area di rigore e poi qui di fatto si mangia una grossa occasione da gol Canullo. Grande lavoro sulla destra da parte di Luciani, poi Canullo che ha aperto troppo il piattone e non ha trovato lo specchio di porta con il pallone che si è spento largo rispetto appunto allo specchio di porta difeso da Pennesi. Ma questa era una grande occasione capitata appunto sui piedi di Canullo. Qui occasione per il Col Bucaro, non c'era posizione di fuorigioco e Luciani qui ha tirato in bocca a Pennesi, ma nel giro di pochi minuti clamorosa doppia occasione per il Col Bucaro, prima con Canullo e poi qui con Luciani che poteva sicuramente far meglio. Il fischio dell'arbitro, parte Carletta con il sinistro, il palo clamoroso, aveva trovato una grande traiettoria qui Carletta ma c'è stato solo il palo a dirgli di no. Pallone sventagliato all'interno dell'area di rigore, finito a terra un giocatore della Stese, non è arrivato però il fischio al direttore di gara. Poi la conclusione al volo qui che per poco non ha sorpreso Pennesi, bravo ad allungarsi, aveva provato Ricci a coordinarsi dal limite dell'area. Il cross di Monceri direttamente sulla barriera ma arriva il fischio del direttore di gara e mette fine a questo primo tempo vivace che per il momento sorride alla Stese in vantaggio per 1-0 grazie al 700° gol in carriera siglato da Martin Papa Sodaro. La linea dunque a fra poco per i secondi 45 minuti del match. Arriva in questo momento il fischio da parte del direttore di gara e dunque il gioco che riparte, come detto, con la Stese in vantaggio. Ancora Cipriani ad Arman forte a questa azione, pallone per Papa Sodaro, la girata che termina alta di pochi centimetri sopra la traversa. Buono qui il cross di Cipriani, poi si era coordinato bene come al solito qui Papa Sodaro, conclusione che però è finita alta sopra la traversa. Carletta e Monceri sul pallone, vediamo chi dei due andrà alla battuta. Parte Monceri col destro, la palla raso terra che finisce in fondo al sacco, il gol di Monceri che con questa traiettoria raso terra ha beffato Pennesi, pallone che ha preso velocità sul terreno di gioco ed è finito appunto in fondo al sacco il gol del pareggio che arriva
al nono minuto di gioco di questo secondo tempo e porta la firma di Monceri, che ha colpito direttamente da calcio di punizione. Tese che prova ancora una volta a rendersi pericolosa con Papasodaro. Papasodaro si affida a Cancelleri, che prende la mira, poi il tiro che però viene bloccato senza troppi problemi da Faraoni. Recupera però il pallone Cudini. Cudini al limite dell'area, guarda la porta, Cudini, pallone che si perde non di molto all'alto della porta difesa da Faraoni. L'ultimo minuto di gioco, poi ci sarà la segnalazione del recupero. Esce bene qui però il Colbuccaro con il pallone verso Acciarresi, che però non è riuscito a superare il proprio difensore, ma c'è stata la segnalazione del direttore di gara che ha segnato un calcio di punizione al Colbuccaro, mentre c'è la doppia ammonizione e il cartellino rosso per Tentella, che qui ha fermato una chiara occasione da gol e dunque rimedia il secondo cartellino giallo della sua partita, che gli vale l'ingresso anticipato negli spogliatoi. Sul pallone c'è Carletta, il sinistro che c'entra lo specchio di porta e deve impegnarsi qui Pennesi per mettere il pallone in calcio d'angolo. E allora il rinvio lungo da parte di Faraoni e arriva in questo momento il triplice fischio da parte del direttore di gara. Stese e Colbuccaro si dividono la posta in palio e dunque al comunale di Villa San Filippo il risultato finale di 1-1 al gol iniziale di Papasodaro, il 700° della sua carriera. Ha risposto poi il gol su calcio di punizione da parte di Monceri e dunque non ci resta che salutarvi e augurarvi una buona serata. Saluto da Alessandro Vallese. Si ringrazia per il supporto tecnico lo studio foto e video di Mirko Isidori e per la regia Stefano Ruffini. Da Villa San Filippo dunque è tutto, un saluto, alla prossima partita.